di cura del Val di Pontrito. Siamo qui oggi per presentare l'associazione che abbiamo creato, fondato, insieme ad altri ragazzi con interosi. L'associazione si chiama Lo Zucchero Filato, un'associazione di promozione sociale e si batte per i servizi e per gli aiuti delle persone disabili, più che altro per far mantenere il rispetto delle leggi che queste persone disabili hanno, che puntualmente gli ultimi periodi vengono quantomeno lasciati indietro. Abbiamo per fortuna, la mia fortuna, ho voluto incontrare Stefano che mi ha dato la disponibilità, lo spazio per fare la sede di questa associazione qui in questa struttura, mettendo a disposizione palestra, stanza laboratorio per computer, perché sinceramente vorremmo sfruttare il più possibile con i ragazzi per fargli fare attività, perché io almeno credo che più i ragazzi sono impegnati, più i ragazzi stanno insieme, possono collaborare, non possiamo tirar fuori il meglio dai ragazzi, ma soprattutto non lasciare le famiglie da sole, perché in questo periodo le famiglie sono abbandonate con i ragazzi, hanno oltre il carico della disabilità, delle problematiche varie che hanno questi ragazzi, sono anche lasciati da sole dalle istituzioni, non è giusto, secondo il mio punto di vista. L'associazione nasce con questo scopo, e quindi vedo che non si è presentato nessuno, il problema non è importante. Io invece credo che il problema della disabilità è molto importante oggi, perché comunque sia la gente vede che è un problema, per me invece i ragazzi sono un'opportunità, possiamo tirare fuori il meglio da tutti, magari con piani fatti apposta, con personale professionale che ci aiuta, perché abbiamo un medico dentista che ci dà la mano, abbiamo un terapista, abbiamo un educatore, cioè un pedagogista, adesso a breve diventerà pedagogista, comunque tutte persone formate. Con Stefano abbiamo iniziato facendo i corsi OIPAC che sono autorizzati dalla Regione Lazio, perché la figura OIPAC è una figura che si trova nella legge 104, che gli enti locali, specialmente nelle scuole, dovrebbero adottare, ma che purtroppo oggi ancora latitano nel Lazio. Non in Lazio, ma nella zona nostra latitano abbastanza. E sarebbero le figure indicate per la compagna a scuola del bambino, sarebbero i maestri di sostegno, grosso modo, però sono di sostegno, ma sono hanno studiato, sono professionali per il ruolo, invece di dare sempre al maestro di sostegno che magari non sempre può riuscire a interagire con i ragazzi, con le varie problematiche dei ragazzi. Ora vorrei passare magari la parola a Stefano che potrebbe illustrare questi cose che facciamo. Sì, grazie Fabio, buonasera a tutti. Io ringrazio te ovviamente per averci voluto invece interpellare in questo tuo nuovo progetto che stai portando avanti con la solita determinazione. E per noi insomma sai che è un piacere poterti ospitare qua in questi ambienti e quindi insomma siamo veramente per ringraziare te anche per averci avvicinato ancora più a un mondo che probabilmente conosciamo tutti quanti insomma da lontano, che poi soltanto toccando con mano ti rende conto poi di che cosa consiste e di quali siano le difficoltà che ci vanno ad affrontare in queste situazioni molto particolari. Come dicevi tu, lo dico al volo perché oggi è la giornata in cui appunto si inaugura appunto l'insediamento di questa nuova associazione presso questi locali, soprattutto della creazione di un punto Europa che ci accoglisce poter ospitare appunto qui all'interno. Noi facciamo formazione, lo facciamo da anni, spero che un po' ormai tutti ho detto adesso che la politica non rispondeva. Prego. Allora salutiamo i signori politici che sono presenti, sono Marco De Carlis, il senatore Umberto Fusco, Andrea Sberna che è stato assessore con me nella vecchia amministrazione a Viterbo e Daniele Sabbalini che è anche candidato alle prossime regionali. E detto questo, oggi non si fa politica, non si fa manco pubblicità alla scuola, però insomma stavo dicendo che noi ovviamente spero ci conosciate per essere attivi nella formazione principalmente con i licei, con gli studi tecnici, quindi con la formazione superiore. Da qualche anno, in realtà già l'abbiamo fatto in passato, siamo un ente accreditato dalla Regione Lazio con cui andiamo a formare quindi figure specifiche, per lo più in campo sanitario con gli operatori educativi per l'assistenza all'autonomia e la comunicazione e gli OSS, quindi gli operatori sanitari, e proprio grazie
a questi corsi OIP perché abbiamo incominciato questa collaborazione con Fabio, consentendo ad alcuni dei nostri ragazzi di poter avvicinarsi a quello che è il mondo dell'associazionismo attivo, quindi nei confronti delle disabilità, garantendo a questi ragazzi di poter concludere un percorso in alcune attività che poi Fabio, con una solida dedizione, ha portato avanti, per esempio il progetto di stampa 3D, insomma, le altre cose che Fabio veramente fa con passione, con amore, ma soprattutto con conoscenza della materia. Per cui diciamo, torno di pelle, per noi veramente Fabio è un piacere potervi presentare qui, spero che quanti più ragazzi possibili possano veramente frequentare questi ambienti che si rendono a disposizione anche a livello professionale per fornire insomma, con i nostri docenti, con i nostri collaboratori, tutto quello che può essere utile, una formazione che possa poi garantire a questi ragazzi, costruirsi anche loro diciamo, un futuro, per dare anche tranquillità alle famiglie che vengono coinvolte in questi ragazzi, insomma, che convivono con queste problematiche in casa, di avere poi una serenità nel poter affidare i propri figli un futuro.